Sono Ivano, sono titolare della Bella Alliance. La Bella Alliance è un locale che è nato 21 anni fa e sono 21 anni che noi siamo aperti in agosto. 16 anni fa, una cosa così, mi capitano dentro due turisti inglesi in una Milano veramente deserta. E questi si piazzano al banco e facciamo due chiacchiere. E loro mi dicono: guarda, siamo venuti a Milano in agosto ma non abbiamo guardato la nostra guida. La loro guida aprivi la prima pagina e diceva: non andate a Milano in agosto. Questa cosa però per Milano è, secondo me, un bel problema, cioè sarebbe una cosa che andrebbe cambiata. Bisognerebbe fare in modo che quella guida oggi scrivesse: no, guardate che Milano in agosto è un bel posto. Abbiamo una città grande, c'è un sacco di gente che la visita e c'è sempre stata gente a Milano, anche se non sembra, anche se le zone sembrano un po' chiuse, i locali hanno le arcinesche abbassate, però in realtà gente in giro ce n'è comunque. E quando il tuo locale di riferimento è chiuso, ce n'è un altro che è aperto e finisci lì. Quindi per noi è sempre stato anche un discorso comunque di allargare la base della clientela, farci conoscere da persone che non ci conoscono e dare comunque, se vuoi, un servizio. Anni migliori, anni peggiori. All'inizio, i primi anni, sì, agosto non era proprio un mese fortissimo, era magari facciamo un terzo di un mese normale, poi è cominciato a diventare la metà, poi è cominciato ad avvicinarsi a un mese quasi, diciamo, sul livello degli altri e in qualche caso migliore di qualche mese estivo. Per esempio quest'anno, giugno su luglio, dovremmo essere messi meglio. Secondo me cambiano un po' le abitudini, cioè la gente che resta a Milano ci resta intanto perché sembra più vivibile, c'è meno traffico, è più divertente da girare, no? È un po' più facile. Però c'è anche gente che appunto non va in ferie perché ci va in un altro momento o non va in ferie perché non se lo può permettere, per cui diventa anche un aspetto di un concetto, insomma, economico, no? E quindi cerchiamo di essere così, sempre presenti. Expo è certamente stato un po' una specie di giro di boa, cioè Milano ha sempre avuto turismo, però è sempre stato un turismo, come mia impressione, quello di passaggio, cioè arrivo a Milano, ci devo stare perché ci devo lavorare, poi prendo, vado a Roma o vado a Venezia, no? Dopo l'Expo non ho più avuto quell'impressione lì, l'impressione è che la gente comincia a venire a Milano per stare a Milano. E quest'estate l'impressione è che anche qui l'obiettivo sia Milano. Infatti c'è tanta gente, tanti stranieri che passano qua magari un po' per caso perché hanno magari il bed and breakfast in questa zona oppure c'è un albergo un po' più fuori mano rispetto a quella che è la zona centrale di Milano e che si guardano intorno un po' stupiti, no? Di non trovare molto aperto e quindi diventi un po' un punto di riferimento anche per loro. Ferragosto a Milano ci sono i musei gratis, adesso no, cioè la roba che lo sanno tutti, no, forse no, però tu puoi girare tutti i musei gratis e se non è un'occasione questa, non so, vedete voi, insomma.